Siano lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra, fratelli e sorelle carissimi, la memoria liturgica di San Barnaba, l'apostolo Giuseppe, detto Barnaba, era uno dei membri della benedetta comunità cristiana che fu aggregato alla missione apostolica della Chiesa primitiva. Abbiamo sentito che la Chiesa di Gerusalemme manda Barnaba ad Antiochia, era una specie di antica visita canonica, a vedere che cosa stava succedendo, da dove c'era tanta gente che si era convertita al Vangelo. E all'inizio del ministero di Barnaba vede che c'era tanta grazia del Signore, abbiamo sentito, e poi si unisce a Saulo sarebbe San Paolo, Tarso, e oltre a rimanere un anno insieme nella comunità di Antiochia a svolgere il lavoro di istruzione della gente, e sappiamo che ci dice Signore degli Apostoli che ad Antiochia per la prima volta i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani, poi partirono a seguito della preghiera che abbiamo ascoltato dire, mentre si stavano celebrando il culto del Signore, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Ecco, l'opera alla quale lo Spirito Santo li aveva chiamati era l'evangelizzazione missionaria. Per diverso tempo Barnaba è stato compagno di predicazione di San Paolo. Poi a un certo punto le vie dei due si sono divise, San Paolo ha continuato con i suoi viaggi apostolici e missionari, Barnaba è rientrato in patria, poi morto come tutti quanti gli altri apostoli martiri. Il Vangelo ci ricorda, il Vangelo di oggi, il contenuto essenziale della missione apostolica. Abbiamo sentito l'invio dei dodici secondo la redazione di San Matteo. Il primo compito dell'apostolo è predicare che il regno di Dio è vicino. Che significa? Significa che l'apostolo annuncia il regno, cioè che Dio vuole venire nei nostri cuori a regnare nella nostra vita. Dicono che il regno è vicino perché? Perché con l'apostolo si avvicina. Quando il destinatario della predicazione dell'apostolo apre le porte a Gesù, il regno arriva. Il regno per arrivare deve essere accolto nei nostri cuori. Noi preghiamo al Padre nostro: venga il tuo regno. Perché? Perché moltissime persone, Gesù è evidentissimo che non regna, perché le persone che non sono buone, non sono sante, non regna Gesù, regna qualcun altro. Ecco, perché il regno divenga realtà operante nei cuori, c'è bisogno che la predicazione apostolica venga accolta. E poi Gesù manda gli apostoli facendo anche dei segni che non sono tanto importanti per se stessi quanto come autenticazione della loro missione: guarite gli infermi, risuscitare i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Quando gli apostoli facevano queste cose era il segno chiaro che Dio era con loro, quindi era l'accompagnamento, la firma divina al loro ministero e alla loro predicazione. Ecco, ma il proprio Vangelo dell'apostolo è questo: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, no? Vedete come i dodici furono mandati dal Signore senza niente. San Francesco, quando lesse questo Vangelo, lo dico più tale e quale, perché San Francesco, quando istituì i frati francescani, voleva ridare vita a quella che si chiamava la vita apostolica, cioè vivere come hanno vissuto i dodici apostoli. Il Signore gli ha detto: andate senza niente, né oro, né argento, né rame, né bisaccia, né tuniche, né sandali. Quando Francesco vi dice questo, c'aveva un paio di sandalacci brutte, però si è tolto pure quelli, cioè manco questi, via. Ha fatto così perché l'opera è diritto alla sua crescita. L'apostolo va in questo modo perché porta qualche cosa di non suo, cioè quando l'apostolo non ha niente, cioè la povertà evangelica è un segno esteriore che dice al destinatario: guarda, io non c'ho niente, perché Gesù che io riporto vale più di tutti i beni del mondo messi insieme. E perché questo messaggio sia credibile veramente, è chiaro che l'apostolo deve essere credibile, non deve avere niente e deve vivere di Gesù solo. Ora, non sempre è possibile vivere questo in maniera al 100%, però le persone, guardate che capiscono benissimo quando l'apostolo parla di qualcosa che vive o quando parla di cose in paradice o di cose in cui lui stesso non crede. Quindi Gesù ha a cuore il fatto che la predicazione apostolica sia, come dire, incarnata anzitutto dalla credibilità dell'apostolo
San Francesco dice ai suoi frati: predicate prima con la vita e poi con la parola. Cioè, la predicazione della vita la possono fare tutti. Non tutti sono bravi a parlare, non tutti sono bravi ad essere semplici. Voi sapete qual è il più bel complimento che si possa fare a una persona che predica? La cosa più bella: ho capito tutto quello che dici, parli in maniera semplice e ti ho capito. Guardate, per esempio, come parla il Papa. Parla complicato o parla semplice? Il Papa non lo capisce come un bambino. Eppure, insomma, è il Papa. Ma il Papa, quando parla al pubblico, quando fa la catechesi, non ha senso che si metta a fare discorsi, come dire, capite, aulici, con parole difficili, come quando scrivono in ciclica. È una cosa un po' più per addetti ai lavori, no? L'apostolo deve essere semplice. Gesù, quando parlava, che stile aveva? Gesù era semplicissimo, usava le parabole, usava esempi presi dalla vita comune, la parabola, la vigna, il fico, le pecorelle, i messi, quindi cose che la gente aveva sotto gli occhi tutti i giorni. Ecco perché è fondamentale che passi il messaggio, che la predicazione ci metta in contatto con colui che viene a darci la sua vita e il suo regno, che è Gesù. Allora, oggi noi preghiamo, dobbiamo pregare innanzitutto il Signore perché ce li mandi gli apostoli. Guardate che ricevere il dono di una persona che ti predica bene, che ci fa capire qualcosa, è un dono grande, è un dono che va valorizzato, è un dono che va anche invocato dal Signore, no? Che il Signore accompagni sempre tutti quanti gli apostoli, accompagni soprattutto il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, perché possano adempiere degnamente la loro missione. E soprattutto, ecco, sapete che la Chiesa sta vivendo un tempo, diciamo, difficile, anche un po' di purificazione, da cui sicuramente uscirà più bella, perché quando tante cose, anche tante cose a volte non molto edificanti, vengono a galla, e quindi tanti nodi vengono al pettine, sono dei momenti dolorosi, ma che si affrontano con la fede, con l'umiltà, e una volta superati se ne esce migliorati, si esce più belli, trasformati, purificati, più coerenti. Ecco, quindi chiediamo anche al Signore la grazia che tutti coloro che annunciano il Vangelo siano credibili, vivano il Vangelo. Ecco, come diceva il buon prossimo santo Paolo VI, oggi il mondo cerca testimoni prima che maestri. Cioè, se tu non sei un buon testimone non ti starà a sentire nessuno, ma anche se sei uno che parla benissimo. Se invece sei un buon testimone, uno che quando parla la gente capisce, che ci crede in quello che dice, che lo vive quello che dice, grandi saranno i frutti che produce la predicazione apostolica. Affidiamo tutti i nove di apostoli sotto il manto di Maria Santissima, che San Giovanni Paolo II ha definito la stella della nuova evangelizzazione, e preghiamola che accompagni tutti coloro che predicano il suo figlio e il suo Vangelo, perché coerente possa essere la sua vita, la loro vita semplice, la loro predicazione, abbondanti i frutti di salvezza e santità che raccolgono dalle anime a cui giunge la loro parola. Siano lodati Gesù e Maria.